Nilde, Teresa, Sandro, Piero, andiamo in gita a Roma. Ai primi di giugno festeggiamo lo Stato, quello nato molti anni fa, dopo la fine di una dittatura e una guerra terribili. Andremo a scoprire i diversi organi costituzionali, ma non ci dimentichiamo uno dei più importanti, forse addirittura il più importante di tutti, perché è da lì che nascono le cittadine e i cittadini di domani. Proprio la scuola. Eccoci qua con questo spot di Francesca, realizzato da Francesca Giglione della redazione. Introduciamo questa parte della trasmissione dando il benvenuto a Francesca Parmigiani e Sugar Buglia, autrici dello Stato spiegato alle bambine e ai bambini dal 5 maggio in libreria. Allora, con Francesca, perché questo libro è davvero il terzo tassello di un percorso iniziato con Becco Giallo ormai qualche anno fa, e che ci di partire con la Costituzione spiegata ai bambini, la Resistenza spiegata ai bambini, ed eccoci oggi con lo Stato spiegato alle bambine e ai bambini. Per cui, Francesca, vuoi raccontare alle lettrici e ai lettori Becco Giallo un po' l'insieme del progetto che ci ha portato fin qui? Certamente, intanto buongiorno a tutti e a tutte. E sì, questo è un po' il terzo atto di un progetto che è partito nel 2020 con la Costituzione spiegata ai bambini, un viaggio alla scoperta di alcuni tra i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Il secondo tassello è stato appunto la Resistenza spiegata ai bambini, quindi un salto indietro nel tempo per scoprire dove affondano le radici della nostra democrazia e come è nata la Costituzione, quindi proprio per segnare questo legame genetico tra lotta di liberazione del nostro paese dal nazifascismo e nascita della Carta Costituzionale, cioè per far capire che tra quelle parole importanti della Costituzione c'è anche l'antifascismo, anzi forse è proprio la base, il fondamento di quel testo. Una Costituzione appunto che è nata, lo insegna la maestra Anna alla sua classe, per mettere in sicurezza dei beni preziosi che i partigiani e le partigiane avevano riconquistato, cioè libertà, democrazia e pace. Però la Costituzione non è solo la carta dei principi, la carta dei diritti, ma è anche la carta delle regole. E quindi con questo terzo libro proviamo a spostarci nella seconda parte del testo costituzionale, quella appunto dedicata all'organizzazione e al funzionamento dello Stato. E il pretesto appunto per parlare degli organi costituzionali è una gita a Roma, tra i palazzi in cui si riuniscono, in cui siedono appunto il Parlamento, il Governo, la Corte Costituzionale, i giudici, quindi il Palazzo della Corte di Cassazione, e per far comprendere però ai bambini e alle bambine che una delle componenti fondamentali dello Stato è rappresentata dal popolo, cioè dai cittadini. Cioè direi che il filo rosso che un po' accompagna il racconto è proprio il tema della partecipazione. I palazzi del potere non sono dei luoghi chiusi in cui si riuniscono delle persone misteriose, ma sono i luoghi, soprattutto il Parlamento, della rappresentanza. Quindi se il Parlamento, come appunto abbiamo fatto nel libro Io e Shu, diventa un albero con due grandi rami che sono la Camera e il Senato, beh, è importante che quell'albero sia alimentato continuamente dalla linfa, cioè dalla partecipazione, dalla presenza, dalla vitalità, dall'attenzione, dalla vigilanza dei cittadini e delle cittadine. Ovviamente il linguaggio è sempre semplice, adatto appunto a bambini che vanno dai 6 ai 10 anni, quindi il libro è ricco di metafore, di simboli. Abbiamo ad esempio introdotto il tema del potere giudiziario attraverso una partita calcio in cui qualcuno commette un fallo, da qui l'importanza di avere un soggetto terzo imparziale che giudichi. O ancora, come spiegare gli organi di garanzia? Ecco, questo non è stato semplicissimo, cioè una Corte Costituzionale che è il giudice delle leggi, ma è anche, diciamo così, per semplificare, il giudice dei poteri, e quindi è come una sentinella che deve stare attenta che ciascun potere dello Stato, principio della separazione dei poteri, rimanga nella propria stanza e non cerchi di invadere appunto le stanze degli altri. I protagonisti sono gli stessi appunto dei primi due libri, di modo da creare continuità e anche così una certa identificazione nei personaggi. E un altro elemento importante che accompagna l'intero racconto è la metafora
appunto che abbiamo scelto dell'orchestra. Ancora una volta questa dimensione collettiva dello stare insieme. Lo Stato è una comunità di persone e forse dovremmo un po' recuperare le ragioni appunto del nostro vivere civile, ciò che ci accomuna e ci fa sentire parte appunto di qualcosa di più grande. Quindi in un'orchestra ciascuno ha il proprio ruolo, ciascuno deve svolgere il proprio compito per la buona riuscita del concerto. E qui entra in campo anche il direttore, che è un altro organo di garanzia, che è appunto il Presidente della Repubblica. E poi i bambini si domandano, sì, ma che musica suona questa orchestra? Non può che essere la musica della Costituzione, quindi diciamo che il cerchio si completa. E un altro spunto secondo me interessante, anche poi per tutte le attività correlate appunto al libro che Yushu portiamo avanti, è il ruolo che abbiamo voluto assegnare alla scuola, non noi ma già la Costituzione lo fa con quell'articolo 34, la scuola è aperta a tutti. Ecco, la scuola è un organo costituzionale, lo disse Piero Calamandrei in un celebre discorso, perché da lì nascono i cittadini e le cittadine di domani. Quindi scuola come palestra di democrazia, come luogo per abbattere le diseguaglianze, come luogo per promuovere la mobilità sociale. Quindi questo è sicuramente un po' un filo rosso che lega tutti e tre i libri, cioè ridare centralità a un luogo importante per la nostra crescita democratica. Ecco. Shu, tu sei arrivato al percorso e ne hai fatto subito una cosa, so che sei stata molto partecipe a tutto il progetto, poi parleremo dopo anche della vostra attività laboratoriale legata a questo progetto. E com'è stato trovarsi a lavorare con Francesca? Com'è anche per spiegare un po' alle lettrici e ai lettori, com'è da un'illustrazione, come ragionate un libro insieme? Lavorare con Francesca è stata una fortuna, perché comunque mi ha inserito in questo suo mondo di impegno civile incredibile. Io ho riscoperto veramente anche pure un po' la mia passione politica, che c'è sempre stata, però magari a momenti alterni, insomma. E come lavoriamo? Noi lavoriamo abbastanza in modo in contemporanea, nel senso che ci scriviamo spesso durante la lavorazione dei libri. Quindi magari lei inizia con una scaletta, poi io porto avanti il lavoro, insomma è un botta e risposta, quindi non è il classico ho il testo, tieni, fai quello che c'è scritto qui, che magari di solito si pensa che così nascano i libri. E poi per quanto riguarda la creazione di questo libro, diciamo la sfida principale è stata affrontare, mettere il focus soprattutto sui palazzi, gli edifici del potere, appunto, per spiegare appunto come funziona lo Stato. Non dovevano esserci tanti personaggi come nell'altro libro precedente, che era invece fatto soprattutto di appunto persone, Piero Calamandrei, appunto Sandro Pertini, ma questa volta ci siamo concentrati proprio sull'architettura. E io, che sono di Roma, per fortuna ho avuto la fortuna di essere proprio a Roma, insomma di vivere a Roma, e quindi sono preso un autobus, sono andata in centro, ho cominciato a scattare foto, perché secondo me la fase di ricerca è molto importante, perché dà sostanza proprio al libro. Ho cominciato a fare proprio la passeggiata che fanno i bambini della gita della maestra Anna in gita, appunto nella gita di classe di Roma. Ho fatto proprio lo stesso percorso, ho cominciato a scattare foto e poi me le sono portate a casa. Ho cominciato a un po' essere ispirata dall'atmosfera di questa città, che comunque è particolare, e poi appunto ho avuto anche proprio dei riferimenti visivi per iniziare dalle illustrazioni. Le illustrazioni quindi si basano molto sugli edifici: Palazzo Montecitorio, Palazzo Chigi, Palazzo Madama, e la tecnica che ho utilizzato è la stessa dell'altro libro, perché volevo creare una continuità tra il libro sulla resistenza e questo qui. Magari questo qui è un po' più incentrato sui dettagli, perché ovviamente le finestre dei palazzi sono tantissime, quindi ho usato magari qualche strumento che mi aiutasse ad entrare un po' più nei dettagli. E anche i bambini comunque ho cercato di svilupparli in modo un po' diverso, cioè sembra quasi come se avessero maggiore personalità man mano che i libri continuano,
sia dal punto di vista della scrittura di Francesca, ma io pure li sento ancora più vicini i protagonisti del libro. Come spesso ricordiamo, qui a Becco Giallo ci piace fare libri che abbiano una vita anche oltre, il mercato in senso stretto delle librerie, e i vostri sono formidabili in questo senso, nel senso che c'è una davvero vasta attività laboratoriale che state portando in giro per l'Italia legata a questi vostri libri. Volete un po' raccontarcela? Questi libri stanno diventando davvero anche l'occasione un po' per girare le scuole d'Italia, perché stiamo davvero attraversando da nord a sud, alle isole, il paese, e incontrando classi dove appunto proponiamo i nostri laboratori. Io in particolare propongo o letture guidate dei due libri, quindi alcuni capitoli del libro vengono scelti, letti insieme con i bambini e le bambine, poi commentati in una lezione, tra virgolette, laboratorio, che è però molto dialogante, quindi che vuole stimolare i bambini a ragionare. Se parliamo di Costituzione, di cosa sia la libertà, di cosa voglia dire solidarietà, di quali siano le componenti dell'uguaglianza, quindi il divieto di discriminazione, ma anche le pari opportunità, di questa Costituzione che è la casa di tutti, che accoglie quindi tutto il tema delle migrazioni, del diritto d'asilo e poi il tema ovviamente del ripudio della guerra e della pace. E nascono sempre delle riflessioni, straordinariamente, lucide da parte dei bambini che ci rendiamo conto ogni volta, sono davvero più avanti di noi, nel senso che, ad esempio, quando li fai ragionare sull'uguaglianza e magari fai parlare di uguaglianza un bambino di colore e una bambina dell'Est Europa, non viene nemmeno loro in mente di dire che uno ha la pelle nera e l'altra no. E invece, quando parliamo di resistenza, anche lì si parte ovviamente dal libro. A volte il libro è già stato letto nelle classi, quindi il laboratorio prende una piega diversa perché magari sono i bambini a porre più domande perché hanno curiosità, osservazioni, stimoli già ragionati appunto con le maestre. E per la resistenza, chiaramente, il laboratorio diventa l'occasione non solo per toccare alcuni temi legati alla nostra memoria storica, ma anche poi per stimolare i bambini a scoprire figure di partigiani, partigiane, madri, padri costituenti del loro territorio. Io lo faccio sempre dove c'è appunto l'occasione e suggerisco di andare a cercare le vie, le piazze dedicate appunto a queste figure, magari condurre degli approfondimenti autonomi, perché ovviamente i libri vogliono essere anche uno strumento didattico. Ora, vedremo per il laboratorio dedicato allo Stato sicuramente una riflessione sul senso delle regole, perché ovviamente i principi hanno bisogno di regole per essere attuati, e poi sulla riscoperta di questi luoghi che non devono essere appunto visti come i luoghi del potere, ma come i luoghi della partecipazione. E capire un po' che questa architettura costituzionale ha davvero un significato profondo per promuovere i diritti. Quindi questo credo che sarà il filo rosso dei futuri laboratori. Come funziona invece un laboratorio con solo Sugarbuglia? Io invece propongo dei laboratori più di stampo creativo. Ho portato insomma in giro, soprattutto a Roma, quello sulla resistenza, sui papaveri, e sto progettando in questi giorni il laboratorio per lo Stato spiegato alle bambine e bambini, e stavo pensando di sfruttare la mappa del risguardo iniziale, quella con le indicazioni appunto dove sono ubicati i vari edifici. E proveremo, credo, a realizzare una città, a realizzare una città tridimensionale. Useremo mari dei cartoni e magari realizzeremo insieme appunto i vari edifici e le uniremo insieme nella mappa, in modo da creare questo senso di partecipazione e di appunto, vabbè, di partecipazione. E come funzionano i laboratori insieme? Credo che se cioè sarebbe bello appunto farne molti di più, ma credo che alla fine uniremo le due proposte, ecco, fondamentalmente. La parte più creativa,
mia e magari quella più teorica di Francesca, che nei miei laboratori, devo dire, un po' manca, magari, cioè non è così interessante. Invece unite saremmo veramente ancora più interessante, credo. Sì, ne abbiamo fatti alcuni insieme, tra l'altro, quando appunto Shu è andata in alcune biblioteche o librerie di Roma, io un paio di volte mi sono collegata in remoto, vivendo ovviamente a Brescia, non sempre mi è consentito di spostarmi per motivi di lavoro, però la mia diventa un pochino un'introduzione che dà la cornice al suo laboratorio, quindi traccio insomma le linee guida che poi lei sviluppa a livello creativo con i bambini. Quindi anche questa modalità è davvero carina, perché appunto coniuga la parte più, diciamo così, teorica o comunque legata ai principi e ai contenuti del libro con quella invece più produttiva per i bambini, anche più divertente se vogliamo, perché si mettono proprio all'opera. A Marsala l'anno scorso siamo riuscite a essere insieme e a presentare il libro nel festival 38esimo parallelo. Grazie per essere state con noi. Ricordiamo lo stato spiegato alle bambine e ai bambini dal 5 maggio in libreria, e ora un saluto alle lettrici e ai lettori Becco Giallo. Grazie e grazie per l'attenzione. Allora ci vediamo nelle scuole, nelle classi, nelle biblioteche, e noi siamo a disposizione. Grazie, grazie a tutti.